Ragazzi, buongiorno, eccoci qua, scusate la mia assenza settimanale, è stata una settimana un po' impegnativa la mia, personalmente, però comunque sono riuscito in qualche modo a seguire quello che è successo in Europa, il pareggio della Juve ad Amsterdam, la sconfitta del Napoli, a Londra con l'Arsenal, insomma, sono successe un po' di cose, E per quanto riguarda l'Inter invece varie notizie, si parla di Conte, le solite cose, si parla di Icardi, si parla di uno Skriniar che ha rinnovato il contratto fino al 2023, quindi una notizia vera, ufficiale, tra parte le puttanate che si dicono. E domani col Frosinone mi auguro di vedere una vittoria, perché comunque stasera c'è Lazio-Milan, no, Milan-Lazio, quindi c'è poco da fare. Abbiamo un'altra opportunità di allungare sulle inseguitrici, no, per la Champions League. Direi che quello che dice Filippo Inzaghi, che passano mille Lazio finché l'Inter, bah, spero non abbia ragione, perché comunque di per sé l'Inter è molto più avvantaggiata a passare, andando in Champions League, quindi vedendo la classifica al momento, poi bisogna vedere poi se non ci sarà un crollo e le solite cose. Comunque, tendenzialmente, essendo noi terzi, e comunque, ripeto, l'anno scorso abbiamo due punti in meno, e l'anno scorso eravamo quinti, quindi più grande campionato di merda che è. La Juve gli manca un punto, vince per vincere lo scudetto, 20 punti avanti, incredibile, stagionate d'anticipo. Comunque, fate questo, domani col Frosinone non sarà facile, perché il Frosinone si deve salvare, come dicevo l'altra settimana, quindi dobbiamo assolutamente rimanere concentrati, perché poi dopo abbiamo anche la Roma, che è preoccupante la storia, perché anche la Roma ha bisogno di punti. Non so chi incontra questo weekend, non mi ricordo sinceramente, però pensiamo una cosa alla volta, pensiamo prima al Frosinone, di non fare brutte figure, soprattutto per chi gioca. Non lo so se giocherà Lautaro titolare, Icardi, non si capisce. Comunque sembrano più o meno tutti a disposizione, tranne Brozovic, che chi lo sa se forse ha già finito la stagione, perché sembra un infortunio molto serio, non lo so. Però sicuramente domani non giocherà, vedremo che carte si giocherà Spalletti. Mi auguro appunto di vedere un Inter agguerrita a puntare alla vittoria. Insomma, staremo a vedere, ditemi il vostro pronostico stasera. Stasettimana non sono riuscito neanche appunto a fare gameplay pronostico, se tutto va bene lo farò stasera, quindi rimanete connessi, iscrivetevi al canale ragazzi, e sempre forza Inter, prendo in bene, e basta, ogni tanto da aggiungere. Poi vabbè, sullo scudetto della Juve, che cazzo c'è da dire, ormai si sapeva già appena appeso Ronaldo si è già capito che lo scudetto andava alla Juve. Sinceramente speravo che il Napoli lo combattesse un po' di più questo scudetto, almeno quanto l'anno scorso, ma invece poi dopo si è capito che ogni anno la solita antifona, purtroppo l'ottavo di fila della Juve, prima o poi finirà questa storia, no? Prima o poi, non lo so, comunque. Forza Inter ragazzi, ci vediamo stasera, a presto.